Assessore, da oggi in poi solo gassosa nei bar di notte. No, un bar con la vecchia ordinanza poteva somministrare alcolici fino alle ore 24, mentre con un decreto legge del 29 luglio del 2010, per l'esattezza del numero 120, dice che un bar, se dotato di un etilometro, può somministrare alcolici fino alle 3 del mattino. Questo è quanto ci sarà nell'ordinanza del sindaco. Che costo ha questo etilometro? Il costo di un etilometro si aggirerà verso sui 500-1000 euro. Possiamo tranquillizzare gli esercenti e anche quelli che escono dopo la mezzanotte e vogliono bere qualcosa. C'è stata una richiesta scritta da parte degli esercenti dove volevano prorogare l'orario di chiusura dei bar, degli esercizi, perché c'era una vecchia ordinanza che li faceva chiudere verso alle ore all'una o alle due. Quindi noi l'abbiamo prorogata fino alle 4 del mattino, cioè possono tenere aperti i bar per 22 ore giornaliere. La petizione che hanno fatto era, avevano sottoscritto una trentina di firme e alla riunione sono presentati solo 8 o 9. Ci sarebbe da fare una tirata all'orecchio, soprattutto perché l'amministrazione si è prestata, gli ha dato ascolto e ha voluto diciamo fortemente andargli incontro e fare questa riunione, e loro purtroppo non si sono degnati neanche di una risposta, almeno a una telefonata per dire che non potevano venire o di spostare l'appuntamento. Comunque noi con quei 9 siamo andati avanti e con quelli abbiamo deciso di fare questa ordinanza. L'ordinanza sarà operativa tra una trentina di giorni, quindi per l'estate diciamo che ce l'abbiamo. L'amministrazione comunale e me personalmente posso dire che mi ha spinto più che altro quest'esodo che c'era dei giovani che andavano tutti fuori per dopo le 2 del mattino, cioè uscivano dai nostri bar perché per l'ordinanza vecchia dovevano chiudere e prendevano la macchina magari sotto effetto di alcolici, perché uscendo da un bar è ovvio che avevi bevuto, o almeno alle 2 del mattino si presume che uno abbia anche un po' di sonno, e prendevano la macchina e andavano fuori, che ne so, faccio un esempio, al pub di Guspini, sempre con il rischio e pericolo di uscire fuori strada. Si sono anche riscontrati decisamente molti incidenti da parte dei giovani che andavano fuori. Sono stati potenziati i controlli per eludere eventuali esercenti non proprio onesti? Potenziati sì, però i controlli saranno effettuati dai carabinieri. Naturalmente i vigili urbani a quell'ora non possono essere in giro. A proposito della miscita degli alcolici fino alle 3 del mattino, naturalmente non bisogna abusarne. Io inviterei tutti i giovani a cercare di moderare l'uso degli alcolici in determinate ore, no?